Emanuele, dopo posso prendere l'acqua fresca, l'acqua buona? Me rompete i coglioni, me rompete il cazzo. Ma regà, è molto facile. Mo' ve porto io in qualche posto, piamo, bevemo e capiamo come funziona. Qua ci avemo. Chi sei? Raccontaci un po' che cazzo sei. Io sono Criptico, lavoro nel settore dell'acqua da ormai 20 anni, da quando sono nato. Bevo acqua praticamente tutti i giorni e oggi andiamo a vedere qualche fontanella Ma è per. vera sta cosa, perché mi stanno a dire, vai da Ozzozzone Acquifero a Tivoli, vai da Ozzozzone Acquifero a Tivoli, fa schifo, 50 anni fa era buono, a coglione. Dobbiamo considerare anche il fatto che ormai a livello architettonico la città è cambiata, l'acqua non arriva più come arrivava 20 anni fa. Dobbiamo considerare un sacco di cose che ormai adesso tutti vanno nelle solite fontanelle, quelle là che trovano per strada e si abbeverano. Però non funziona così, non funziona Ma così. imparate a bere! Aspetta che ti rompo l'audio. Oh, ma che cazzo vuoi adesso? Ma io sto andando a bere! Allora io mi faccio il traffico, io mi faccio tutti i cazzi. Guarda che se non mi hanno fatto segnalazioni buone, io mi incazzo, eh. Io mi incazzo. Va sempre a finire così, ogni cazzo di volta. Porca troia! Ogni volta! Dove sta l'acqua buona? Allora, stiamo andando nel Nel quartiere di Tuscolana. quartiere più popoloso di Fontanelle, acqua, tutti i ragazzi della zona tutte le serate ovviamente vanno a bere da quei posti. Adesso io ho sempre saputo che Ma sono. sanno beve sti ragazzi? All'età mia, quando c'avevo 20 anni, sapevamo i posti in cui hanno a beve, i posti che evita, ma c'è stata una qualità migliore, era più frizzicarella, più bella, più sveglia. Era un'acqua sveglia. È inutile piasse per culo. Appunto, l'acqua in questi anni è molto cambiata, la struttura è diversa da quella che c'era un tempo. Magari la stessa fontanella che te vai a vedere oggi, 20 anni fa era la Ah sì, meglio. ma te stai a bere pozzanghere! Via Tuscolana 63. Questa Eccola qua. è via Tito Labieno, è l'incrocio con via Quintilio Varo. Io sono un cliente abituale ormai da anni, ve lo dico perché sono particolarmente affezionato a questo posto, ci vado da quando ero un pischello. Dai, pia piena roba, cerca di non spendere troppo e se ribecchiamo là. Bella per te. Quanto hai speso? Allora, abbiamo speso niente per questi bicchieri d'acqua. Niente. Niente? Beh, comunque è un prezzo buono. Però diciamo, allora, il prezzo originale senza sconti o particolari è comunque niente. Quindi diciamo che non è come Parla, Matra. sì! È come Ma ricordo. È come Ma ricordo, comunque dissetante. Dissetante limpida, avete visto, ve lo faccio rivedere. L'acqua comunque è cristallina, nel senso ci si vede attraverso quasi. È È buona. veramente un'ottima acqua, È buona. un'ottima È acqua. buona, è buona. È buona, si vede proprio che la fanno loro, ci mettono veramente la passione. È vero, è vero. Va, va, ci si vede attraverso, ci si vede attraverso. Darei il voto, Ah sì, è io buona, io che cazzo gli sono un po'. devo dire a questi? Lavorano bene, è un'ottima fontanella di quartiere. Ah sì, io non gli posso dare meno di 8. Sì, il jet era Penso che dovrei forte, darla. sì, era forte, mi hanno servito bene, non c'è stato. Adesso sta. Oh, guarda che sta ancora a scorrere, eh. Eppure sono passati quanto? Quant'è? Oh, 2 minuti de rec. A noi ci hanno dato il servizio, ci hanno dato il bicchiere, mi hanno dato sto bicchiere, comunque vedi che è di qualità, io lo stringo. Ma non Perché si poi rompe, non è quei bicchieri di merda. è acqua che non stufa, cioè te ne berresti Io, un'altra. oh, è un piacere bere questa acqua, bro. Audio 8 e mezzo pieno. Allora, volevo aggiungere solo un'altra cosa, che comunque questa è notte e mezzo privo dei sentimentalismi, cioè chi cazzo conosce sto posto di merda? Prossima segnalazione, sì? Allora, la prossima segnalazione è molto vicino Piazza dei Cinecittà. questa è una zona un po' più industriale, è una zona un po' più E se stiamo industriale. avvicinando più che altro alla zona quella. L'acqua comunque è l'acqua un pochino più condensata, vicino ci passano macchine. Può essere un pochino pure più inquinata, adesso vedremo. Comunque io
io resto comunque speranzoso, perché la zona comunque promette. In un certo senso abbiamo provato la prima, che era abbastanza buona. Beh, buona, sì, era buona quella, sì. Era buona, era buona quella, sì. Provamo la seconda, che vediamo cazzo. Un attimo che ci dicono, più che altro. Vediamo che ci dicono. Mani mortacci tu! Eccoci qua, raga. Piazza de Cinecittà, non ve potete sbagliare. Piazza de Cinecittà, non ve potete sbagliare. Già l'acqua qua potrebbe essere un po' più inquinata, quindi state attenti, fate attenzione a dove mi muovete, raga, perché qua non potete fare come cazzo ve pare, che andate a beve a... Queste, raga, io non li chiamo fontanelle di Roma, nasoni, come... Questi io le chiamo fogne de zoccole. Non ci siamo proprio. Ma questo è un bicchiere d'acqua. Questo è un bicchiere d'acqua, porca troia! Lo so, a me onestamente è andata meglio, però una cosa del genere non è... Cioè non è. Ma questo non è accettabile, ma posso dare un voto a una cosa del genere? Non è ammissibile... Io posso dare un voto a una cosa... Ma io questo manco mo bevo, sì. Cerco... C'è sta un decadimento generazionale. La gente non sa più beve, regà. Non sapete più beve. Sono onestamente deluso sia dal servizio che alla fine dall'acqua in sé, perché l'acqua è un bene importante, è un bene che il ragazzetto che fa stare qua prende e si ferma a bere, tu non gli puoi dare un bicchiere bucato. Quanto abbiamo pagato? Quanto abbiamo pagato? Abbiamo pagato niente. dai. Come scriveranno su Instagram? Non me ne frega un cazzo, sì, no. Regà, non me ne frega un cazzo, dovete imparare a lavorare. No, è inutile che stiamo a giocare qua. Guarda che se tutte le segnalazioni sono così, io lo chiudo sto format. A me non me ne frega un cazzo. Come i tramezzini, pensi che me ne frega qualcosa? L'acqua è pure un po' pesante. È un po' pesantina. No, sì, ma Matteo, Matteo, ma ora esce a sentire. Non so se riesco a finirla. Ma fra, è una merda. Ma questo bevitote. Allora, noi ci siamo scordati pure il voto. Pure il voto ci siamo scordati. Ma che cazzo di voto gli devo dare? Due. Sì, siamo abituati a bere l'acqua de merda. E questo è il problema. Che cazzo? Regà! Quindi questo format è anche per capire. Andate sulla mappa, ve lo dico ogni volta su Instagram, c'è sta la mappa. A posto le beve in sti posti, a sto punto bevi a casa tua. Cioè, bevi a casa tua? Il rubinetto. Beh certo! Ma è normale che la gente poi beve a casa sua, sì! È normale, ma non si può manco più uscire la sera e farsi una bevuta! Andiamo a vedere quest'ultimo posto, che se è una merda pure questo, ecco. Ma rimortacci! Ma mi state a mandare al parco degli acquedotti? Lo sapete quanto mi stanno sul cazzo i parchi per beve l'acqua, per piasse l'acqua? Mo tocca andare al parco degli acquedotti, regà. Eccoci qua. Qua bisogna dire che purtroppo il personale è un po' scontroso, mi hanno riempito quest'acqua facendola sgorgare tutto intorno. Dentro ai parchi non c'entro. Questo è il motivo per cui non vi abbiamo fatto vedere posto. Comunque, regà, lo conoscete, il parco d'acquedotti. Chi è di Roma e non conosce sto posto, se può pià, come dice il mio amico Cicalone, se può pià e se può infincare entrare le chiappe. Ok. Detto questo. Passiamo a questo assaggio. Questo è del laboratorio. Lo vogliamo dire insieme? È delaboratorio. Vabbè, se vede, non c'è più la cosa intorno. Raga, che è sta cosa? Che cos'è sta cosa? Che cos'è? Che cos'è? Questa ti serve che assaggio io? Ti serve che assaggio sta roba? Posso dire, bisogna comunque assaggiarla. Sapete, sarà del laboratorio. Io comunque un assaggio glielo do. Perché comunque è un posto che tutti apprezzano. Adesso noi vediamo. Tutti apprezzano. Sta merda a prezzo. È un po' strano. Questa è una merda, zio. È una merda, zio. Io l'avevo già vista. L'ho visto il bancone, che la cosa. Io l'avevo già visti. L'avevo già visti. La persona mi ha detto: Ti damo questa. Che sta bottiglietta palesemente usata. Scorreva? Posso dire, l'acqua scorreva un po' male. Ecco. Non era il flusso, ecco, che abbiamo incontrato la prima volta. Ma voi vi ricordate? Io non voglio far vecchio. Almeno 10 anni fa, ok? 10 anni fa. Sicuramente 10-15 anni fa scorreva meglio.
sicuramente scorreva meglio. Scorreva meglio, ma ci stava l'amore nel darci l'acqua. Ci stava l'amore. È invecchiata molto male. E comunque, lavorando 20 anni nel settore, la prima ci voleva stare il fatto che fosse un culotto. Eravamo partiti così bene. Eravamo partiti bene, però poi è andata, veramente. È stato ripido. È stato veramente ripido. Che voto gli vuoi da quest'acqua? Allora, io se non gli posso dare più di 3. Non gli posso dare più di 3. Ah, sì, guarda che sei troppo buono. Questo era piscio. Questo era piscio che ti hanno dato e ti hanno venuto. Se quello era 2, se quello di prima era 2 a Piazza Cinecittà, questo qua, bro, non può essere che 1. Gli darei pure io 1. 1. Il mio voto è 1. E le prossime segnalazioni devono essere almeno da 9, 9 e mezzo, perché ne deve valere la pena. Perché io non posso fare vita presa per culo. Perché me lo del culo, raga, io devo cercare parcheggio, devo venire qua dentro. Ma pensate che stiamo a giocare. Non stiamo a giocare. Vabbè, comunque concludiamo sto video. Seguite. Ragazzi, non è tutta acqua quella che scorre. Comunque, seguite Criptico, che hai detto Cristico. Criptico su Instagram, tanto sti cazzi, non mettere il nome in descrizione, mi frega un cazzo, tanto poi lo metto perché metto una descrizione di merda come faccio sempre. E... oh, ti ringrazio di avermi portato qua, di aver fatto questo giro. Grazie a te. E raga, io non so che cazzo dire. Ci vediamo al prossimo video, mettete like, fate quello che cazzo vi pare. Grazie mille, ciao ragazzi. Ciao!